Piazza degli Eroi Canadesi racconta non solo una pagina di storia, ma racconta una grande emozione. Sindaco di Ortona Leo Castiglione, anche senza inaugurazione si parla tanto di questa piazza e non solo qui. Hai detto bene, la piazza parla da sé, parla la storia, parla quello che è stato uno dei luoghi più cruenti durante i combattimenti del 43. Qui hanno confluito le truppe combattenti proprio nel giorno della liberazione di Ortona. Abbiamo voluto dare il giusto tributo al popolo canadese, ai giovani canadesi che sono caduti per la nostra libertà, per la democrazia, ed era un atto dovuto. Sono orgoglioso come cittadino, ma a nome di tutta la città, di questa scelta, di questa volontà dell'amministrazione di tenere viva la gloria appunto di questi giovani canadesi. Come avete realizzato questa piazza? Con quali fondi? L'abbiamo realizzata con fondi comunali e con un contributo del governo canadese attraverso il Ministero degli Affari Veterani, e voglio ringraziare il ministro Lawrence McAuley, che dal primo momento che è venuto ha condiviso la nostra idea e si è attivato affinché anche loro contribuissero a questa realizzazione. Ma è stata un'idea condivisa tra il popolo ortonese e quello canadese, e credo che sia quel messaggio di pace e di speranza che vogliamo trasmettere alle generazioni di tutti e due i paesi e al mondo intero, affinché queste guerre finiscano una volta per sempre. E stiamo combattendo una guerra, quella con il Covid, anche in questo senso insomma si lancia un importante segnale. Purtroppo non è potuta essere qui l'ambasciatrice del Canada in Italia per motivi di zona rossa, però ha mandato belle parole. Ha fatto sentire la sua vicinanza l'ambasciatrice Alexandra Bukailiskis, che è molto vicina alla città. La ringrazio per tutto quello, per le parole che ha rivolto alla città di Ortona e agli ortonesi. Hai detto bene, da una battaglia all'altra, ma abbiamo voluto proprio con questa opera lanciare un messaggio di speranza, di fiducia, perché dobbiamo ripartire. Così come Ortona è rinata dalla battaglia del 43, noi rinasceremo da questa battaglia che ci sta coinvolgendo tutti. Una grande foglia d'acero, simbolo del Canada, unita dalla fontana dell'amicizia al trabocco. Il monumento Il prezzo della pace, che è qui dal 1999, e su una stele si legge la frase Canada e Italia, la guerra ci ha visti fianco a fianco, la pace ci vede amici. È un santuario dove onoreremo i sacrifici dei nostri eroi caduti, che sia un luogo dove la loro gloria rimane viva, che sia la flaccola che illumini e sproni le giovani generazioni, e continuare a ricordare quei soldati e mantenere vivo il loro ideale di una pace duratura.